È il 147esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Filippo Neri. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome ha origine greca e significa amante dei cavalli. Filippo è ambizioso e vivace e tende a lasciarsi guidare dagli impulsi, contagiando anche chi gli sta vicino. Accadde oggi. Il 26 maggio del 1805, Napoleone viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, che la tradizione vuole sia stata forgiata con il ferro di uno dei chiodi della crocifissione di Gesù. Oggi la preziosa corona è conservata nel Duomo di Monza. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 26 maggio ricordiamo il cantante americano Lenny Kravitz, il compositore Nicola Piovani. La citazione del giorno. Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka. Dice il saggio. Se hai due orecchie e una sola bocca, è perché devi ascoltare il doppio e parlare la metà. Il bel paese. Se amate i viaggi in treno, non potete perdere un viaggio sulla spettacolare ferrovia turistica Vigezzina Centovalli, una delle linee più belle d'Italia, che collega Domodossola in Piemonte al Lago Maggiore in Svizzera. In meno di 52 chilometri di montagne, gallerie, burroni, viadotti, cascate, boschi e bellissimi borghi da visitare. Un viaggio slow, della durata di circa 2 ore, in cui concedersi il tempo di scoprire un territorio ricco di sorprese, passando per 2 nazioni, 83 ponti e 31 gallerie, con pendenze che arrivano fino al 60%.